Matilde Serao è stata una delle principali giornaliste e scrittrici italiane. La prima donna ad aver fondato e diretto un quotidiano, ma anche un'autrice apprezzata al punto da essere impredicato di vincere il premio Nobel per la letteratura. Un'intellettuale lungimirante e fortemente radicata nella realtà sociale del suo tempo. Coraggiosa e pronta a sfidare il potere, le convenzioni dell'epoca su temi come la cultura, la difesa dei più deboli, con una particolare attenzione alle donne e ai bambini. Era nata in Grecia, a Patrasso, il 7 marzo 1856, figlia di un avvocato impegnato contro il regime borbonico, scappato da Napoli per la sua attività di giornalista, e della greca Paolina Boreli, cui Matilde resterà sempre legata con devozione. Con la caduta del regime borbonico, dopo il 1860, è tornata poi in patria con il padre, vivendo abbastanza distenti i primi tempi, perché il padre non aveva lavoro, insomma, era appunto un giornalista indipendente che lavorava di qua e di là, e la figlia ha respirato sin da piccola le atmosfere delle redazioni, pur essendo semianalfabeta fino a 8 anni, perché lei non fa mistero del suo autodidattismo. In pratica è come se la madre le avesse insegnato a leggere e scrivere, salvo poi recuperare tutto il tempo con la sua vivacissima intelligenza, diventando quella che è stata, cioè una grande donna anche di potere. La Serao vive tra Napoli e Ventaroli, un piccolo paese in quella che è ora la provincia di Caserta. La sua è un'infanzia spensierata, fino a quando la madre si ammala. Matilde Serao sa che il suo destino è quello di scrivere, ma nonostante tutto decide, a 15 anni, di aiutare il magro bilancio familiare prendendo il diploma di maestra. Si è saputa adattare a tanti lavori, infatti qui per esempio siamo dentro Palazzo Gravina, che prima di essere la facoltà di architettura di Napoli è stata in realtà la sede dei telegrafi dello Stato, dove Matilde Serao da giovane ha lavorato, è stato il suo primo impegno lavorativo e su cui ha scritto un racconto tra l'altro straordinario, perché in fin dei conti è un racconto che parla dell'alienazione del lavoro, quasi in anticipo su Freud, e tra l'altro dell'alienazione del lavoro femminile, in un momento in cui in Italia al sud non ne parlava assolutamente nessuno. A 16 anni scrisse il suo primo racconto e iniziò a collaborare prestissimo con testate, non necessariamente napoletane, ma anche nel nord d'Italia. Poi appunto al Capitan Fracassa entrò e tentò l'avventura romana. La Serao sapeva come piacere. Sapeva piacere non solo nella sua vita affettiva, ma sapeva come affascinare gli altri. Il suo primo detrattore, quello che gli ha fatto la prima recensione negativa, è diventato suo marito, no? Scarfoglio, ed è stato anche l'uomo con cui alla fine ha organizzato la gran parte delle sue attività. E insieme fondarono nel 1892 il grande quotidiano Il Mattino, che è stato il più importante organo di informazione del Mezzogiorno. Matilde Serao continua la sua lotta in difesa dei deboli e soprattutto delle donne. Inventa il gossip con la rubrica Api, Vespe e Mosconi, in cui le sue note di costume costituiscono un'analisi geniale e una critica costruttiva della società napoletana. È stata una giornalista a tutto tondo, Gramsci diceva di lei e di suo marito Scarfoglio, sono giornalisti nati. È una donna a tutto tondo, capace di grandi passioni anche nel campo del privato. Il multitasking, la capacità di essere tante donne in una, soprattutto la capacità di essere scrittrice contemporaneamente, organizzatrice culturale, un'organizzatrice potentissima perché capace di aprire in continuazione giornali, di variare la sua attività e poi anche una promotrice culturale. Insomma, non è mai venuta meno a quello a quelli che sono i doveri, diciamo, di giornalista, quindi il lavoro di giornalista, ma anche quelli di donna. Ma sicuramente è stata una straordinaria pioniera in molti campi della cultura non soltanto italiana. È stata una grande poligrafa, epistolografa, scrittrice, giornalista che ha anticipato i tempi rispetto all'epoca in cui è vissuta. Perché Matilde Serao innanzitutto è stata la prima donna redattrice d'Italia in assoluto, perché se pensiamo all'orizzonte della storia del giornalismo, Serao ha aperto delle strade. È stata una autrice prolifica che ha svariato tra i generi. Ha scritto in maniera moderna, ha approcciato il giornalismo in una maniera non convenzionale, non banale, non fuori dagli stereotipi. Ha saputo scrivere la nota di costume e l'invettiva politica, l'editoriale e la recensione.
Tutto questo supportato da una grande passione per questo mestiere, che è l'elemento necessario per continuare a farlo. Conosceva veramente tutti, in fin dei conti la sua fama comincia a Parigi e ritorna a Napoli. È vero che in quegli anni Napoli e Parigi sono fortemente collegate. Lei rappresenta il polo, l'imprenditoria al femminile. Non credo ci siano altri esempi in quel periodo, ma anche dopo e per molto tempo, di giornaliste capaci di organizzare, promuovere la cultura e al tempo stesso, in fin dei conti, gestirla anche economicamente, non soltanto in Italia, ma anche nel resto d'Europa. Il suo rapporto con Napoli è stato un rapporto da sempre, oserei dire, carnale, cioè nel senso che lei non poteva, secondo me, stare lontana da Napoli, perché in Napoli lei vedeva tutte le sue stesse caratteristiche, cioè si riconosceva in una città. È entrata nelle viscere di Napoli. Lei ha scritto appunto anche molte annotazioni di comportamento, le norme di buona creanza, c'è questo libretto Le donne possono fumare, sono di una modernità molto, molto forte, impressionante per certi aspetti. Per Matilde Serao succede qualcosa di molto simile a quello che accade con D'Annunzio, cioè dal punto di vista giornalistico e pubblicitario lei è molto moderna, appunto perché inventa il gossip, il moscone, muove, come dire, un'idea provocatoria e narrativa anche dell'informazione, per noi oggi vicinissima, anche forse tragicamente vicina, troppo narrativa. Edoardo Scarfoglio la tradisce e lei ignora ripetutamente le umiliazioni, dedicandosi alla scrittura. Scrive a penna circa 3.000 parole al giorno. Ha scritto dei pamphlet politici molto importanti, ci ricordiamo Il ventre di Napoli, no? La polemica con De Pretis. Le città, per darsi una ripulita, appunto, sventravano interi quartieri fatiscenti, però ecco, Matilde Serao, da osservatrice attenta, contestò il fatto che creando Corso Umberto, creando il famoso rettifilo e così via, rimanevano poi ai margini intatti tutti i buboni sociali e le piaghe dei fondaci, dei vicoli e della miseria che ha sempre purtroppo caratterizzato questa città. La Serao ha attraversato la città, ha vissuto la città dal di dentro, ci sono pagine in cui racconta di questi dei fondaci di Napoli, dei vicoli di Napoli così stretti, dei palazzi che altissimi e che quasi si toccano, uniti da quei ponticelli e dai panni stesi delle buie, quei palazzi umidi dove i bambini vivevano coperti di stracci. Ha raccontato quello che ha visto, ha fatto la cronista di razza, è andata a guardare e ha raccontato, e ha messo anche il governo in alcune occasioni davanti alle sue responsabilità, quando dice a De Pretis bisogna spianare Napoli, voi dite di non saperlo, voi dovete saperlo perché voi siete il governo, chiama il governo alle proprie responsabilità. Il ventre di Napoli, secondo me, è un libro ancora straordinariamente moderno, è una cronaca, no? È un racconto della città così come era veramente, no? Quindi questo taglio verista, ma diciamo che va oltre il verismo, no? che è cronaca vissuta, cronaca raccontata nelle sue anche nelle sue dimensioni più terribili. Io credo che l'episodio più carino e interessante fra i tanti sia quello in cui lei ospita Carducci e quella che all'epoca era la sua amante, Anni Vivanti. E alla fine Anni Vivanti le ha portato delle poesie, pure era una scrittrice notevole, e lei invece ti incoraggia e dice: ma perché non scrivi dei romanzi? E Carducci si arrabbia e dice: no, le donne non scrivono romanzi. Ecco, lei in fin dei conti è una che lancia costantemente direzioni anche alle persone intorno a lei. Questa è un'abilità e una capacità e una dote che pochissimi organizzatori culturali, pochissimi intellettuali hanno. Il fatto che l'abbia lei, donna, in quel momento e al sud, è ancora più eccezionale. Matilde Serao conquista la ribalta internazionale e i suoi libri sono tradotti in tutta Europa e in America. È impredicato il Nobel, ma il regime fascista con cui è entrata in rotta di collisione non la sostiene nella sua candidatura. A vincere il premio è una scrittrice che Matilde Serao per prima aveva recensito e sostenuto, Grazia Deledda. Non che la Deledda non lo meritasse, i suoi libri erano notevolissimi, sono notevolissimi,
però la Serao forse l'avrebbe meritato anche per questo grande lavoro di organizzazione, pensando proprio a un premio come al premio Nobel, che in fin dei conti guarda l'opera dell'autore ma guarda anche a quello che la sua vita rappresenta. Matilde Serao sicuramente l'avrebbe meritato, è un premio mancato. Lei ha sempre avuto molto forte questo senso dell'unità familiare, tant'è che il padre è vissuto fino alla morte con lei e lei, sia pure con una sola di aiuti, ha accudito figli, nipoti, anche la figlia poi illegittima che il marito Scarfoglio ebbe con una ballerina francese morta suicida e che lasciò questo fagottino appunto sul pianerottolo di casa Scarfoglio Serao. E Matilde Serao non esitò minimamente a prendere con sé questa bambina Paolina, accogliendola nella sua ampia famiglia allargata ed estesa. Una donna con una capacità di essere madre straordinariamente ampia, forse legata anche al fatto che aveva molto amato sua madre, che l'aveva forse persa prima, in fin dei conti così accadde, rispetto al padre che invece era un riferimento diverso. Quando si separò dal marito fu costretta ad allontanarsi ovviamente dal Mattino e ebbe la capacità di creare un nuovo giornale, quindi questa capacità di rinascere, quindi ogni volta anche dalle esperienze negative. Quindi questo credo che sia una capacità moderna ma anche una capacità molto femminile. Quando è stata costretta a lasciare il Mattino, ha fondato col suo nome e con il nuovo compagno, l'avvocato Natale, ha fondato Il Giorno, e portandolo a dei buonissimi risultati per l'epoca, perché era la Serao. Riuscì poi a dare alla luce in età piuttosto avanzata alla desideratissima figlia femmina, perché ebbe 4 figli dal marito Edoardo Scarfoglio, con Peppino Natale, il suo compagno poi degli ultimi anni, ed Eleonora ebbe il nome ispirandosi alla grande amica Eleonora Duse, che era questa attrice appunto che divenne musa anche di Gabriele D'Annunzio. La storia della Serao è molto affascinante, anche la storia personale, perché si intreccia continuamente con la sua storia professionale. Anche il suo ultimo giorno di vita lo ha passato alla scrivania e, come sappiamo, è morta mentre scriveva il suo ultimo articolo, forse come le sarebbe piaciuto morire, in effetti, sul campo. Lei diceva: scrivere il mio destino, ed è stato così. Come diceva Maria Maffay, nel bene e nel male siamo un po' tutti figli di Matilde Serao. Penso al settore giornalistico, ma penso in fondo anche alla scrittura narrativa, perché fondamentalmente fu una grande osservatrice del suo tempo. E lei si definiva un umile cronista della memoria, ma in realtà intingeva veramente la penna nel cuore quando scriveva, tant'è che essendo estremamente prolifica e scrivendo di getto, nonostante alcuni eventuali difetti di stile che per esempio il marito le rimproverava, è rimasta una testimone del suo tempo, che anticipando per esempio nelle strategie comunicative molte delle tecniche poi che ancora oggi vengono riprese persino ai tempi dei nativi digitali, io credo che ci sia ancora molto da apprendere dal suo approccio al lavoro e alla scrittura. È stata secondo me una femminista antelitteram, no? Perché le sue scelte di vita connotano proprio questa sua capacità di essere completamente libera. La Serao è stata una testimone attenta e appassionata appunto del suo tempo. Il giornalismo è questo, è testimoniare, guardare, testimoniare, raccontare. Lei lo ha fatto tutta la vita, ha informato la sua vita su questo, su questa passione. Morire con la penna in mano è sicuramente auspicabile per chi scrive. In fin dei conti Cervantes diceva: i romanzi si scrivono da vecchi. Penso che Matilde Serao fosse contenta di questa, di morire in scena appunto come Molière con la penna. E significa che c'era una capacità di creare, una volontà di continuare più forte della vita stessa, che non è in realtà un'attitudine romantica o come dire stilizzata, ma proprio un'espressione di sé profonda che le risponde pienamente. Matilde Serao ha scritto nella sua carriera oltre 5 milioni di parole in un numero incalcolabile di articoli, saggi, novelle e romanzi. L'ultima parola che è riuscita a completare con la penna, il 25 luglio 1927 a Napoli, è stata amabile.